prima gara per il neo allenatore del Manfredonia Calcio Lopolito, che al Miramare ha battuto 5-0 il nuovo Spinazzola, un Manfredonia due volte nel primo tempo abbastanza contratto con qualche problema al centrocampo. Nella ripresa un Manfredonia più sciolto, più determinato e soprattutto cosciente della propria forza, che ha permesso poi di giocare con scioltezza e portare a casa un ottimo risultato. Ma veniamo alla cronaca. Nel primo tempo, primo acuto dei biancocelesti all'undicesimo con Basta che serve di noia. Il numero 10 del Manfredonia a pochi passi dal portiere ospite sbaglia il controllo e sfuma l'occasione. 13° minuto, brutto fallo di Celefato sulla Borragine, ammonito il calciatore del nuovo Spinazzola. 16° minuto, angolo per il Manfredonia e la Borragine che piazza una palla sul primo palo dove Sementino di testa anticipa tutti e sorprende anche il portiere ospite, la Greca, portando in vantaggio il Manfredonia. Un minuto dopo, la ripresa del gioco, errore difensivo della retroguardia biancoceleste, l'azione sfuma anche per una tempestiva uscita del portiere Morgillo. 21esimo, Eletto entra in area liberandosi di due avversari ma non riesce a trovare l'occasione per battere a rete. 28esimo, nuovo Spinazzola in avanti con Di Stefano, tiro e para Morgillo. 30esimo, Manfredonia in avanti, di noi ha l'occasione per entrare in area ma la difesa ospite non si fa sorprendere. 34esimo, rigore per gli ospiti per un fallo di Basta che nell'occasione viene anche ammonito. Sulla palla Quattromini che dagli 11 metri tira fuori alla destra di Morgillo. 37esimo, punizione per i Sipontini, palla a centro area dove Terrone di testa centra in pieno la traversa. 43esimo, ancora una discesa solitaria di Eletto che entra in area palla a piede, ma al momento del tiro non riesce a piazzare la palla. Nel capovolgimento di fronte Basta con un suo errore a favorire il tiro di Di Stefano, Morgillo si supera e para. Ad inizio ripresa il Manfredonia entra in campo con una marcia in più, infatti al secondo minuto è Eletto che per ben due volte batte a rete ma la difesa ospite riesce a sventare il pericolo. 16esimo, raddoppio per il Manfredonia, perfetto assist di Grumo che mette palla in aria dove Terrone con un perfetto diagonale regala il doppio vantaggio ai Sipontini. 24esimo, gol sigrato da Grumo con un perfetto diagonale che decreta il momentaneo 3-0. 26esimo è Zocco per il nuovo Spinazzola ad impensierire la retroguardia biancoceleste, ma Morgillo non si fa sorprendere. Al 33esimo è ancora Zocco a partire dalla tre quarti ad entrare in area da solo ma non riesce a superare Morgillo, quest'oggi davvero in gran forma. 35esimo, Grumo si mette in proprio, supera tre avversari, entra in area e sigla il 4-0 per il Manfredonia e la sua personale doppietta. 46esimo è di noi a siglare il 5-0 di testa dopo un'uscita non impeccabile del portiere La Greca. E dopo 4 minuti di recupero l'arbitro, il signor Antonio Pio Loriola di Foggia, decreta la fine della gara. 5-0 per il Manfredonia Calcio 1932 che con la vittoria di oggi si porta 51 punti in classifica. L'attuale capolista, lo United Sly, ha battuto per 6-1 la RS Labor Grottaglie ed è in vetta alla classifica del campionato di promozione pugliese Girone A con 53 punti. Domenica prossima i Sipontini saranno ospiti dei Real City, mentre lo United Sly andrà a far visita al Donuva Calcio 1971.